Trova tutti i fattori di 120. I fattori. O un altro modo di pensarci, trova tutti i numeri interi per cui 120 è divisibile. Allora, il primo potrebbe essere ovvio, perché tutti i numeri interi sono divisibili per 1. E quindi potresti scrivere che 120 è uguale a 1 per 120. E quindi scriviamo la lista dei fattori qui. Questi saranno i nostri fattori. Fattori. Quindi abbiamo appena trovato i primi due fattori. Abbiamo detto è divisibile per 1, ogni numero intero è divisibile per 1, questo è un numero intero e quindi 1 è un fattore all'estremità inferiore. 1 è un fattore, questo potrebbe essere, in realtà è il fattore più piccolo, no? E mentre il fattore più grande è 120, non puoi avere qualcosa di maggiore di 120 che divida 120. Il 121 non è che sta nel 120, no? Quindi il fattore più grande nella lista dei fattori sarà 120. Adesso pensiamo agli altri. Pensiamo se il 2 sta nel 120. Allora, esiste un 120 uguale a 2 per qualcosa? Allora, quando guardi qui, magari riconosci immediatamente che 120 è un numero pari, perché sul posto delle unità c'è uno 0 e fin tanto che sul posto delle unità c'è 0, 2, 4, 6 o 8, fin tanto che quello è un numero pari, tutto il numero è pari e quindi tutto il numero è divisibile per 2. E per capire che cosa devi moltiplicare per 2 per ottenere 120, puoi pensare come 120 è 12 per 10, per esempio. O un altro modo di pensarci è che 2 per 6 è per 10, oppure anche 2 per 60. O lo puoi dividere se vuoi, no? Puoi dire ok, vediamo un po'. Il 2 nell'1 non ci sta, il 2 nel 12 ci va 6 volte, 2 per 6 fa 12. 12 meno 12, sottrai, ottieni 0, porti giù lo 0, il 2 sta nello 0 0 volte, 0 per 0 fa 0 e ottieni resto 0 e quindi non hai resto, quindi il 2 ci va 60 volte e quindi qui abbiamo altri due fattori, no? Quindi abbiamo i nostri fattori, abbiamo stabilito che il prossimo più piccolo è 2 e il prossimo più grande, se cominciamo dal termine più grande, sarà 60. Adesso pensiamo al 3. Allora, 120 è uguale a 3 per qualcosa? Potresti semplicemente provare a dividerlo, fin dall'inizio, però magari già conosci la regola della divisibilità, per capire se qualcosa è divisibile per 3. Quello che fai è sommare le cifre e se la somma è divisibile per 3, allora siamo in affari. Quindi, se prendi 120, allora aspetta, lo faccio qui. 1 più 2 più 0, no? Che è uguale a 1 più 2 che fa 3 più 0 fa 3 e 3 è decisamente divisibile per 3. E quindi 120 sarà divisibile per 3. Ora, per capire qual è il numero che devi moltiplicare per 3 per ottenere 120, lo puoi fare a mente. Puoi dire il 3 va nel 12 4 volte e poi, vabbè, senti, facciamolo, dai, giusto in caso, giusto per quelli che lo vogliono vedere svolto. Quindi il 3 sta nel 12 4 volte. 3 per 4 fa 12, sottrai, 12 meno 12 fa 0, porti giù lo 0, 3 sta nello 0 0 volte, 3 per 0 0. Quindi 0, non hai resto, e quindi ci va 40 volte. Il modo di pensarci a mente è che questo qui è come 12 per 10. 12 diviso 3 fa 4, però questo sarà 4 per 10, no? Perché ti rimane quel 10 lì. Quindi qualsiasi cosa va bene per te. O potresti ignorare lo 0, lo dividi per 3, ottieni un 4 e poi ci rimetti lo 0, e va bene tutto. Quindi abbiamo altri due fattori. All'estremità inferiore abbiamo 3 e all'estremità superiore abbiamo un 40. E adesso vediamo se il 4 sta nel 120. Ora, abbiamo visto che la regola della divisibilità del 4 è che ignori tutto al di là delle decine e guardi solo le ultime due cifre. Quindi se dobbiamo capire se è divisibile per 4, guardiamo solo le ultime due cifre. Le ultime due cifre sono questo 2, 0 e il 20. Ora 20 è decisamente divisibile per 4 e quindi 120 sarà divisibile per 4 e 4 sarà un fattore. E per calcolare che cosa dobbiamo moltiplicare per 4 per ottenere 120 lo puoi fare a mente di nuovo. Potresti dire 12 diviso 4 fa 3, quindi 120 diviso 4 farà 30. E quindi abbiamo altri due fattori, il 4 e il 30. E lo potresti sviluppare con la divisione lunga se vuoi, se ti vuoi assicurare che funziona, però andiamo avanti. Adesso abbiamo 120 è uguale a 5 per. Ora, 5 è un fattore? C'è qualche cosa che moltiplicato per 5 è uguale a 120? Non lo puoi fare troppo semplicemente. Allora, intanto testiamo se questo è un fattore, no? 120 finisce con uno 0. Se finisci con uno 0 o con un 5, sei divisibile per 5, quindi il 5 decisamente ci va. E adesso calcoliamo quante volte.
Il 5 sta nel 120, allora non va nell'1, ma va nel 12, ci va due volte, 2 per 5 fa 10, sottrai 12 meno 10, 2 meno 0 fa 2, porti giù lo 0, il 5 sta nel 20 4 volte, 4 per 5 fa 20, poi sottrai 20 meno 20, non hai resto perché hai resto 0 e quindi, come ci aspettavamo, questo ci va e quindi se finisce con un 5 con uno 0 ci sta, quindi ce l'aspettavamo. E quindi ci va 24, fammi cancellare questa cosa, così poi abbiamo un po' più di spazio più tardi e quindi questo è 5 per 24 che fa 120. E allora abbiamo altri due fattori, 5 e 24. Fammi pulire, fammi mettere un po' di spazio perché mi sa che avremo a che fare con un sacco di fattori ancora. Quindi questo qui lo taglio e lo incollo un po' più in là, così lo sposto. Ecco qua, lo mettiamo qui, così abbiamo più spazio per i nostri fattori. Quindi abbiamo 5 e 24. Adesso andiamo sul 6. Quindi 120 è uguale a 6 perché cosa? Ora per essere divisibile per 6 devi essere divisibile per 2 e per 3. Adesso già sappiamo che siamo divisibili per 2 e 3, quindi decisamente saremo divisibili per 6. E magari questo dovresti essere in grado di farlo a mente, 5 era un po' più duro da fare a mente, ma 120 potresti dire 12 diviso 6 fa 2 e poi hai lo 0 e quindi 120 diviso 6 fa 20. E lo potresti sviluppare con la divisione lunga se ti va, eh? Qui 6 per 20, questi sono altri due fattori. 6 e 20. Adesso pensiamo al 7. Pensiamo al 7. 7 è un numero piuttosto bizzarro, eh? Però giusto per testarlo, potresti pensare ad altri modi di farlo, ma proviamo a dividere il 7 nel 120. Quindi il 7 nell'1 non va, il 7 nel 12 ci va una volta. 1 per 7 fa 7, sottrai 12 meno 7 fa 5. Il 7 nel 50, allora è qui 7 per 7 fa 49, quindi ci va 7 volte perché 7 per 7 fa 49, porti il 49 qui, sottrai, viene 1, è un resto di 1 e quindi non è divisibile, no? Il 7 quindi non funziona. Cancelliamo qui. Adesso pensiamo all'8, pensiamo se l'8 funziona. Allora, pensiamo all'8, facciamo lo stesso processo, mettiamo l'8 nel 120. Allora, l'8 nell'1 non va, in realtà potresti, vabbè, ma calcoliamo direttamente, giusto come, vabbè, lo dividiamo. Allora, l'8 nel 12, l'8 nell'1 non va, ma nel 12 sì, ci va una volta, 1 per 8, 8, porti l'8 qui, 12 meno 8, sottrai, fa 4, porti giù lo 0, l'8 nel 40 fa 5 volte, 5 per 8 fa 40, sottrai e non ti rimane nessun resto e quindi ci va, è divisibile. Quindi, cancelliamo queste cose qui. Quindi aggiungiamo alla nostra lista che 120 è uguale a 8 per 15. E quindi qui abbiamo altri fattori, abbiamo 8 e abbiamo un 15. Adesso, è divisibile per 9? Allora, per testarlo dobbiamo sommare le cifre. 1, 2 e 0 fa 3. Soddisfa la regola della divisibilità del 3, però il 3 non è divisibile per 9 e quindi il nostro numero non sarà divisibile per 9. Quindi 9 non funziona. Quindi è inutile che proviamo a dividere per 9, perché 9 non ci va. Adesso andiamo al 10. È piuttosto semplice, no? Finisce per 0 e quindi deve essere per forza divisibile per 10. E quindi fammelo scrivere. Il 120 è uguale a 10 per, e questo è piuttosto semplice, no? È 10 per 12. Ed è esattamente questo che è 120, no? È 10 per 12. E quindi scriviamo questi fattori, 10 e 12. Poi c'è un numero solo che ci è rimasto, abbiamo l'11. Non serve andare oltre l'11 perché per il 12 ci siamo già passati. Lo sappiamo che non ci sono altri fattori oltre quello perché di qua stavamo andando in ordine discendente, no? Quindi abbiamo coperto tutti i buchi. Potremmo provare l'11, potremmo provare se ti va. L'11 nel 120. Adesso se sai le tabelline lo sai che questo non funziona, però te lo mostro. Quindi l'11 nel 12 ci va una volta, 1 per 11 fa 11, 12 meno 11 sottrai fa 1, porti giù lo 0, l'11 nel 10 ci sta 0 volte, 1 per 11 qui ti rimane il resto di 10 e quindi l'11 va nel 120 10 volte ma con il resto di 10 quindi decisamente non è divisibile. E quindi abbiamo tutti i nostri fattori qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. E abbiamo finito.